Aprile a tutte e a tutti. È bello ritrovarsi oggi, in questa bella giornata qui a Lace, in tanti e insieme. Oggi è innanzitutto la giornata del ricordo e siamo a Lace per ricordare l'uccisione da parte dei nazifascisti della settima divisione, del comando della settima divisione della 76esima brigata Garibaldi. Ma ricordo va anche alle partigiane e ai partigiani che ci hanno lasciato. Vorrei rivolgere un pensiero alla partigiana Liliana Barbaglia Curzio, che ci ha lasciato pochi giorni fa all'età di 93 anni. Liliana ha mantenuto per tutta la vita l'impegno sociale e civile che l'aveva portata alla lotta partigiana. È stata una socia del circolo di Legambiente, suo figlio Leonardo è stato a lungo presidente del nostro circolo. Ogni anno, e soprattutto qui a Lace, ci si interroga sul significato della lotta partigiana, delle ragioni che hanno spinto all'azione un'intera generazione di giovani di tutte le classi sociali e orientamento politico. Ci si chiede quanto siano ancora valide le aspirazioni, le idee, i sogni che li hanno spinti a mettere in gioco la propria vita. Noi dobbiamo molto a quella generazione che sta scomparendo, a cominciare da una Costituzione tra le più avanzate a livello mondiale, a cominciare dall'aspirazione a una società libera, democratica, giusta e che ripudia ogni guerra. Oggi, dopo quest'anno terribile, siamo di fronte a un'altra sfida, forse più drammatica per le future generazioni. La pandemia, che non è un accidente della natura né un flagello divino, è il segnale forte del grave pericolo che corre la specie umana. Avremo bisogno della forza dei partigiani per scrivere una nuova Costituzione della Terra, capace di suscitare un impegno a livello globale per ristabilire un equilibrio tra gli uomini e la natura. Scusate, ma sono emozionato. Non sono in pace. Anche se le pace. Okay. La pandemia, dicevo, non è un incidente della natura. È dovuto a un salto di specie, a un passaggio del virus dagli animali all'uomo. Ma questo salto di specie è stato facilitato dai cambiamenti climatici, dalla distruzione della natura, dalla desertificazione, dalla salinizzazione dei terreni, dalla deforestazione, dagli allevamenti intensivi, dalla povertà in cui si trova ancora larga parte del mondo. Queste sono le cause della nascita di questo virus. E la sua diffusione immediata è stata possibile grazie alla globalizzazione dell'economia, che ha prodotto un mondo sempre più interconnesso. Oggi possiamo parlare di un'economia mondo che, al di là delle differenze politiche e ideologiche, guarda la natura come un nemico da domare grazie alla tecnologia. È un serbatoio da cui estrarre risorse all'infinito. Pandemia e cambiamenti climatici sono quindi le sfide cruciali per il futuro. Per la pandemia si punta tutto sui vaccini, mentre per affrontare il cambiamento climatico si propone quella che viene chiamata, per questo termine inglese, la green economy o economia verde. Basterà? Noi pensiamo di no. No, se non ripensiamo in profondità la società e il modello di sviluppo basato sui consumi e sulla crescita infinita, che estrae ricchezza dagli uomini e dalla natura non per il bene comune, ma per il vantaggio di pochi. Qui c'è il virus della disuguaglianza di tutti. No, le conseguenze sono altrettanto letali del virus Covid-19. Se non affrontiamo questa sfida, e lo facciamo appunto guardando alle ragioni che ci hanno portato a questa situazione, si vanificherà sia la lotta al Covid sia la lotta al cambiamento climatico. Voglio farvi qualche esempio per capirci. Al 19 aprile, quindi alla settimana scorsa, erano state somministrate circa 890 milioni di dosi di vaccino a livello globale. Le persone vaccinate con la seconda dose erano poco meno di 200 milioni, cioè il 2,55% della popolazione mondiale. È evidente che di questo passo ci vorranno anni per vaccinare tutti gli abitanti della Terra.
Nel frattempo si potranno sviluppare tutte le varianti possibili. E perché tanto tempo? Perché le multinazionali del farmaco non sono disponibili a mettere a disposizione i brevetti, che peraltro sono stati finanziati con denaro pubblico.